Babiloni nasce appunto da questa ribellione dei santi che scendono, proprio iniziando da Santa Rosalia e Sant'Ambrogio, il primo lavoro che ti ho fatto vedere, appunto si incontrano e iniziano il loro discorso, diciamo, contro un mal costume ormai diventato norma, ecco, proprio questo lavoro qui, e da qui nasce tutto. Poi mano a mano ho cominciato a interpretare tutti i santi delle varie città italiane, cercando di geograficamente di tenerle da nord a sud, e per dare appunto l'idea di unità d'Italia, però ridandola un po' più all'idea cristiana, più millenaria, cioè un'identità nostra che è molto più grande dei 150 anni che si festeggiano adesso, è un'unità data da una cultura cristiana, da una cultura positiva, che ho voluto in qualche maniera reinterpretare, insomma. Appunto tutti questi amici che mi hanno seguito in questa avventura veramente bella, gratuita, così da parte loro, è stato veramente piacevole, a partire proprio da Elio, che è un grande amico, che ha sempre sposato queste mie idee bizzarre. Ovviamente c'è una partecipazione anche concettuale. E cosa farete a Venezia? A Venezia l'idea è quella di fare una performance dove lui, vestito appunto da San Francesco, come qui l'hai potuto vedere, andrà a consegnare i santini alle persone. Quindi, insomma, un'azione molto semplice, molto veloce e diretta. E poi vorrei riprenderla con una telecamera alla spalla, vorrei che ci fosse veramente una... riuscissimo a creare, vuol dire, lei sculaccia il politico che è tutto sommato egoista, e quindi con la cravatta verde, non è colpa mia, ci stanno loro, e Santa Giustina si ribella, giustamente, cerca di, in maniera poi bonaria, perché poi la sculacciata non è una cosa, non è una punizione positiva, no?